Sesta giornata mondiale dei poveri, domenica 13 novembre 2022, Gesù Cristo si è fatto povero per voi. Carissimi, questa giornata ci invita come Chiesa e comunità locale a volgere con più attenzione e profondità interiore lo sguardo verso i poveri. Uno sguardo non statico e distaccato, ma empatico che avvolge, abbraccia e condivide tutti gli aspetti della vita dei poveri. Le varie forme di povertà possono essere vissute soltanto con un autentico atteggiamento spirituale e sociale di inclusione, che è contrario ad ogni forma, occulto o evidente, di emarginazione, sfruttamento e qualunquismo o consumismo esasperato a danno dei più indigenti e invisibili. Guardare e condividere con il povero una condizione dello spirito e della vita reale è l'impellente invito che Gesù rivolge a tutti noi. In occasione di questa giornata includiamo nelle nostre realtà parrocchiali, a qualsiasi livello, i poveri, che sono l'incarnazione del dolore di Dio, di un dolore sì dignitoso e composto, ma che attende una concreta conversione di vita interiore e sociale. Oltre alla consueta raccolta di offerte durante le messe, si invitano i parroci, i gruppi, le associazioni ecclesiali, il volontariato a promuovere concretamente testimonianze di solidarietà e di inclusione sociale visibili a tutti, segni di una Chiesa al fianco per e con i poveri. Vi ricordiamo che è importante per noi credenti testimoniare nella quotidianità la nostra fede. Come lo possiamo fare? La Chiesa di Avellino, tramite la Caritas, ha promosso una varietà di opere segno. A queste si aggiungono i diversi e diversificati servizi che ogni associazione cura sul territorio diocesano a favore dei nostri fratelli in povertà. Vi chiediamo di promuovere già da ora la giornata, animando e sensibilizzando la vostra comunità. Un abbraccio fraterno, Carlo Mele, direttore della Caritas.